Il Senato in questi giorni approverà la nostra proposta di assegnare 1.000 euro per ogni ragazzo, per ogni bambino disabile che frequenta le scuole paritarie. Forse non lo sappiamo, ma sono 12.100 i ragazzi disabili che sono iscritti alle scuole paritarie e negli ultimi 10 anni sono aumentate del 60%. 12 milioni di euro saranno stanziati, è ancora poco, ma innanzitutto un grande segnale perché la scuola sia più accogliente, sia più giusta e sia più libera. I ragazzi disabili hanno il diritto di essere accolti nelle nostre scuole. E mi spiace vedere, lo dico veramente con dispiacere, che anche su queste cose debba sempre scoppiare la solita inutile e pretestuosa polemica. Non si gioca sulla pelle dei ragazzi e sulla libertà delle famiglie di poter scegliere, indipendentemente dal reddito, quale scuola può essere più accogliente per i propri figli.